Lunedì 27 novembre si è tenuta la conferenza stampa per la presentazione della seconda edizione di FILI, Festival dell'Informazione Libera e dell'Impegno, organizzata da Libera Bologna e Libera Informazione, che si svolgerà dal 29 novembre al 2 dicembre. Molti gli incontri dedicati alla sensibilizzazione sul tema della lotta alle mafie. Segnaliamo quello di sabato 2 dicembre alle 18.30 all'Altro Spazio dal titolo «Come l'informazione può partire dal basso attraverso i giovani». Ciao Sofia, come fate a sensibilizzare i giovani ai grandi temi della mafia, della lotta alla mafia, e come fate a creare in loro consapevolezza? Nel 2012, quando è nato il presidio studentesco Mauro Rostagno di Libera, abbiamo fatto una cosa molto semplice, molto banale. In piazza abbiamo chiesto alle persone che passavano se secondo loro c'erano le mafie in Emilia Romagna, e una persona ci ha risposto una cosa che ci ha fatto molto riflettere. Ha detto c'è chi lo dice che le mafie ci siano, ma nella mia vita non ci sono. Ed è da là che siamo partiti per fare un lavoro di sensibilizzazione a partire appunto dai giovani, ma a tutte le fasce della cittadinanza, per provare a capire quali fossero le modalità per creare consapevolezza sul radicamento e sulla presenza comunque imponente delle mafie in regione. Pare retorico, ma i giovani hanno un ruolo fondamentale sia all'inizio del loro percorso formativo educativo, sia dopo, quando entreranno a pieno titolo nella comunità, anche attraverso l'attività professionale che sceglieranno di fare. E le mafie sono un fenomeno sociale e culturale, quindi hanno bisogno che, al di là dell'attività della magistratura e delle forze di polizia di contrasto armato e contrasto istituzionale, c'è bisogno che si crei un movimento culturale di coscienze che lo argini giorno dopo giorno sui territori. Quindi diciamo che la prima cosa da fare era quella di prendere coscienza che le mafie ci fossero, e da là partire per andare un po' più in profondità e soprattutto capire come concretamente le mafie ci coinvolgono. È molto importante aprire gli occhi attorno a quello che ci accade, perché se apriamo gli occhi, se notiamo ciò che non funziona, abbiamo più forza per da subito creare i primi elementi di contrasto. Se invece lasciamo, viviamo nell'indifferenza e non diamo attenzione a quello che ci circonda, le mafie si radicano sempre di più, e quando poi interviene la magistratura, che interviene sempre su fatti che sono di anni e mesi precedenti, è già troppo tardi. E bisogna sempre trovare un collegamento concreto con il territorio, con quello che ci sta attorno, per far capire che effettivamente le mafie sono qualcosa che ci riguardano. Cerchiamo sempre di scardinare, a partire dai ragazzi, proprio questo concetto: le mafie ci sono anche se non ci sentiamo coinvolti direttamente. Quindi è un ruolo importante, continuo, dalla scuola a fuori la scuola, e i giovani fortunatamente a Bologna ci stanno dando tante soddisfazioni, rispondono molto bene alle nostre sollecitazioni, e sono loro i promotori di tante delle iniziative che vedrete anche all'interno del festival.